Ciao Alessandro. Ciao Enzo, buongiorno. Ti faccio vedere, tu non fai altro che ripetere quello che faccio io. Perfetto. Ah, è lo chef. Eccoli. Tieni questo solo da un lato così e lo dovrai infilare in questo spazio. Perfetto. Okay. Richiudiamo e poi veniamo da te. Ho una certa dimestichezza con l'apicoltura e quindi sono andato spedito. Allora fai leva e togli uno di questi più scuri. Perfetto. Scegli quello che vuoi. No, di lato qui. Metti dentro qua e uno di quelli lì li metti su. Ok. E noi per il momento abbiamo finito. Perfetto. È vero che avevo la tuta e quindi ero protetta, però comunque vedere tante api insieme fa un certo effetto. Grazie, abbiamo finito. Grazie a te, Enzo. Grazie. Non ho molta paura delle api, però se me la vedo sul naso, diciamo vicino al naso, mi spavento un po'. Papà di Riccardo è una persona molto generosa, è prodigo di consigli. Un'altra cosa da fare molta attenzione, quando apri il coperchio e lo appoggi, che sotto non ci sia qualche apa, perché se la schiacci molla un urlo di allarme. In questo caso che miele producono? Dipende dal momento della fioritura. Tra un po', se abbiamo fortuna, queste api qua in alta montagna faranno il miele di melata, che è una cosa molto particolare, e cioè prendono il polline dalle conifere, dai pini, dagli abeti, e questo miele ha un sapore strano, quasi un po' medicinale, ma ha delle proprietà, dell'energia. Sì, fantastico. Ma guarda che stoica, non fa una mossa. Con le mani nude, se no non riesce a cercare. Con i denti. Ecco, questa è la covata. Attorno qui c'è la riserva di miele e qui nasceranno le apine. Sì. Ciao Francesca. Buongiorno Enzo. Allora mi aiuti per favore a togliere il miele qui? Molto volentieri. Voglio assolutamente superare la paura che ho delle api, sia per la questione della beneficenza e poi perché bisogna superare i propri limiti. C'è un bel rumore, eh? C'è un bel rumore. Vediamo? No. Ha un puntino rosso sulla testa. Germana è nel suo habitat in questo momento. È vero. Ciao Andrea. Ciao Enzo. Allora qui abbiamo appena visto la regina, posto solo questi telaini perché devo chiudere questo. Sono in mezzo alle api e ho davvero il terrore perché me le sento ronzare intorno. Si stanno innervosendo un po'. Questo lo metti lì per terra, ci arrivi? Sì, ci arrivo. E così, tutte e due le mani che vai meglio, che non ti scivola. Fa così. Lo centriamo bene. Ho sconfitto una delle più grandi paure, quella di avere a che fare con le api. Ero sempre affascinato dall'operosità delle api, però non le ho mai viste da così vicino.